Ciao Crossing TV, siamo alle librerie Coop Ambasciatori di Bologna e stiamo per partecipare alla cena di parole per Haiti. Ospiti speciali e cittadini comuni serviranno piatti di parole, musica e poesie in solidarietà alla popolazione haitiana colpita dal terremoto. Andiamo a vedere cosa succede. Sono Riccardo Lenzi e che insieme agli amici Mattia Fontanella e Roberto Morgantini vi abbiamo invitato questa sera per questa cena di parole per Haiti. Crossing TV, oggi siamo con Mattia Fontanella e insieme a Riccardo Lenzi e Roberto Morgantini hanno lanciato un appello agli scrittori, intellettuali, cittadini per sostenere Haiti. Haiti è in una situazione drammatica, stasera tra l'altro ci sarà il GVC che è una ONG che ci riferirà, come dire, puntualmente della situazione. C'è un'accentuazione negli ultimi periodi della gravità della situazione, per cui ci sono, c'è una guerriglia urbana, ci sono episodi di criminalità anche molto diffusi, ci sono problemi sanitari, per cui noi vogliamo raccogliere, invitiamo sia gli scrittori sia i cittadini a sottoscrivere, a raccogliere fondi che verseremo per l'appunto o al GVC o a Medici Senza Frontiere. Come nasce questa idea? Nasce da un lavoro sui linguaggi, perché parlare di maratona di lettura è un po' già detto. L'idea della cena è per appunto di combinare la letteratura, le parole con questi chef particolari, che non so, Don Giovanni Nicolini, Marcello Fois, Bergonzoni, Monio Vadi ed altri, cioè che praticamente loro proporranno delle pietanze fatte di parole e di testi che si combinano fra di loro e creano un'emozione. Questa emozione ovviamente è a favore del popolo haitiano. Crossing TV, siamo qui con Don Giovanni Nicolini che sappiamo essere il primo chef. Cosa ci prepara stasera? Stasera preparo una poesia d'amore, perché penso che questa città distrutta sia come una bella donna che deve essere fatta risorgere, ma solo l'amore è capace di far risorgere. Allora ho scelto una poesia molto antica, di 2500 anni fa, di un anonimo, e spero che piaccia. E Mirko, cosa ci cucini stasera? Questa sera un canto albanese arrangiato in un modo molto semplice, un po' etnico, con l'oud e il violino più il canto. Cosa farete? Noi facciamo per questa sera un brano della musica persiana con le poesie che parla della solidarietà. Nel mio piccolo leggerò che ho cucinato in questi giorni, cioè ho tradotto un recente scritto di Eduardo Galeano che credo a tutt'oggi sia interamente solo in spagnolo in rete, che ha scritto a caldo dopo il terremoto di Haiti. Chef, per questa sera cosa ci cucina? Ma leggerò un paio di poesie di Wisława Zimbowska, premio Nobel per la poesia 1996, che fanno parte di quelle poesie che le ha scritto negli anni 50 e 60, quindi diciamo quella parte più di impegno civile. Una nuvola di uomini passava, due gocce, una lacrima restava. Vorrei fare un piatto misto, locale e internazionale. Credo che mescolerò Dante Alighieri con Raffaello Baldini, e il dialetto e l'italiano. Queste sono le occasioni in cui le persone si avvicinano alla sofferenza con atti di generosità, però deve esserci necessariamente un evento catastrofico, grande, però tutti i giorni dell'anno, tutti gli altri, come cosa non funziona? No, bisogna anche che però ci ricordiamo che in realtà c'è una tessitura quasi segreta del quotidiano, dove in realtà gli atti di vicinanza, di affettuosità, di consolazione sono forse più diffusi di quello che noi pensiamo. Anche la cronaca è inevitabilmente orientata alla notizia negativa,
la notizia positiva ama anche la riservatezza e quindi diventa poco notizia, ma però ce ne sono di buone notizie. Io penso che il bene sia molto più del male. Io continuo a ritenere che la sola libertà c'è, ma non c'è dubbio che è un'indecenza che si risponda alle cose mediatiche, anche Haiti sarà dimenticata molto presto. Adesso il mondo se ne ricorda della sua esistenza per un'immane tragedia, ma poi sappiamo, purtroppo viviamo in un'epoca dove l'oblio è rapidissimo e tutto fa sì che si dimentichi in fretta. Credo che il senso principale di questa serata sia, ecco, non dimenticare in fretta Haiti e continuare a ricordarcela anche quando altre notizie l'avranno superata. Diciamo, sull'onda emotiva di questa cosa, e sono i media che poi fanno la differenza, siamo più coinvolti, quindi qualche cosa apparentemente si smuove, però di fatto siamo tremendamente individualisti, per cui sono veramente briciole. Le grandi catastrofi tirano fuori quello che dovrebbe essere il meglio delle persone, perché di fronte a certe cose uno dice almeno li faccio vedere un po', ma la solidarietà avrebbe bisogno di essere presente sempre quotidianamente, perché ogni giorno avvengono disastri più o meno grandi. Essere qui è una goccia nel mare, però quando le menti si riuniscono e esprimono solidarietà, ci sentiamo tutti un po' meglio. Però c'è molta gente, questa è la grande speranza, c'è molta gente che continua quotidianamente ad essere solidale e ne abbiamo un bisogno matto, perché la solidarietà anche in Italia viene a mancare, soprattutto quando ci sono governi e leader che invece di aiutare la convivenza aiutano in realtà ad aizzare l'odio. Diciamo che se i bicchieri sono sempre mezzi pieni e mezzi vuoti, noi tentiamo di pensare che un domani si possa spalancare una finestra su bicchieri tutti mezzi pieni. Grazie.